Andrea Zanusso, sindaco di San Giorgio, una giornata, anzi due giornate speciali che dimostrano quanto il territorio, quando unisce le proprie forze, raggiunge dei risultati eccezionali. Sì, devo dire di sì, nel senso che ci stiamo divertendo, quindi l'obiettivo che volevamo raggiungere era di divertirci con gli avventori e i produttori. Questi contadini siamo riusciti a farli dialogare con i sigarai toscani, con i francesi che hanno portato le ostriche, con i ragazzi delle scuole che hanno fatto da interprete e adesso serviranno il pranzo, con il conservatorio che ha suonato sotto il mercato coperto mentre i loro colleghi imbustavano il pane, quindi non il luogo ideale, non il teatro, ma l'hanno fatto volentieri, si sono messi alla prova, tutti ci siamo messi alla prova col sorriso. Questo è il primo grande obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Perché ricordiamo che appunto sicuramente Canavese ha delle ricchezze enogastronomiche, ha delle ricchezze a livello di monumenti, di territorio, ma anche ha delle ricchezze che sono appunto i giovani che devono crescere, e Tre Terre Canavesane, il progetto, oltre che unire sotto il punto di vista amministrativo e di paese, è anche un bel esempio di sinergia nei confronti dei ragazzi. È proprio questo, sì, allora vero, il canavese ha il paesaggio, ha la cultura, la storia, ma anche i canavesani. In particolare i giovani possono essere talenti, si devono mettere alla prova, alcuni ce la faranno, altri diversamente da quello che si aspettano oggi in altre cose, ma noi vogliamo che insieme osino e che trovino un tessuto di comunità territoriale che gli consenta di osare. Abbiamo dei bravissimi giovani e questi devono lavorare insieme tra musicisti e cuochi, tra ingegneri e artisti, perché loro lo sanno fare. Noi abbiamo l'idea davvero che fare un hub di territorio sia anche fare un hub di territorio tra nuove competenze, e dobbiamo metterci alla loro disposizione. Questo noi ce lo sentiamo e forse è anche la cosa che facciamo più volentieri, quella che ce lo fa fare con questo sorriso che io faccio ogni tanto fatica a esprimere, ma ce l'ho dentro, perché soprattutto quando faccio il mercato, ecco, trovo di nuovo le motivazioni per andare avanti ad amministrare la cosa pubblica, perché anche questa è un'attività pubblica secondo me fondamentale. Infatti, in ultimo ti chiedo, il mercato che ormai sta diventando anche un marchio, tra virgolette, importante, che porta non solo territorio locale ma territorio italiano, internazionale, quindi un mercato che in vista anche del futuro probabilmente ha tutte le basi per poter diventare ancora più grande, ancora più importante. Ma diciamo che noi siamo da questo punto di vista ambiziosi a voler essere, come dire, attrattore di contadini dall'Italia ma anche dall'estero, perché a noi interessa creare il clima ideale dove queste biodiversità possano prosperare, e a me sembra, non grazie a me ma grazie a tutto lo staff, a tutta la comunità che si impegna, se così continueranno a fare tutti i giovani, la Proloco, l'associazione Piattella, sarebbero tantissimi da ricordare, se tutti continueranno a farlo con lo spirito con cui lo stanno facendo, sicuramente il mercato, le Tre Terre e il Festival della Reciprocità potranno solo crescere negli anni e diventare veramente un hub di territorio importante. Siamo con Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, oggi al mercato della terra e delle biodiversità, che si inserisce all'interno di un progetto importante, quello di Tre Terre Canavesane, che ha lo scopo di far conoscere sempre di più il nostro territorio. Assolutamente sì, ha lo scopo di farlo conoscere e di farlo crescere in tutti i suoi aspetti, che non sono solo quelli turistici, ma sono anche quelli culturali, sono anche quelli dell'outdoor, perché faremo anche delle iniziative da quel punto di vista, sono quelle di una crescita reciproca anche col centro, quindi con la città di Torino, di una crescita anche con gli altri territori proprio del Canavese. Cioè noi stiamo puntando a lavorare per crescere tutti assieme, in quanto, io lo dico sempre,
da soli si va più forte, ma insieme si arriva più lontano. Quindi questo concetto, che non è un concetto mio, ma di altri, noi l'abbiamo fatto nostro e ci stiamo lavorando seriamente. Oggi siamo qui, in questi giorni siamo qui non solo per parlare di prodotti locali, prodotti del territorio nazionale come quello canavesano, ma anche di cultura. Infatti ci sono anche gli studenti che sono stati coinvolti e hanno dato prova, stanno dando prova di quanto sia importante anche la loro preparazione. Assolutamente sì, c'è il liceo Botta, c'è il liceo musicale di Torino, c'è il liceo 25 Aprile Faccio, c'è il consorzio di San Benigno che stanno preparando da mangiare per noi. Ci sono tutta una serie di aspetti, ma poi ci sono le istituzioni, c'era Regione Piemonte, c'era Città Metropolitana, c'erano tanti amici sindaci, quindi stiamo cercando all'interno della reciprocità anche di fare sinergia proprio di territorio. E infatti tra terre canavesane sta dimostrando che è una strada percorribile e che può portare tutti lontani, non solo i comuni che sono coinvolti inizialmente, ma in generale tutto il territorio. Assolutamente sì, e credo che lo stiamo dimostrando, stiamo lavorando perché questo avvenga e siamo certi che i risultati arriveranno. Questo primo progetto è un progetto triennale, ma ovviamente siamo proiettati ad andare per un lunghissimo periodo di crescita di tutto il territorio, e io mi auguro con la crescita del territorio, insomma, anche che crescano le relazioni con tutta la provincia, con tutta la regione, e io penso che, perché no, anche a livello internazionale di crescere. La mostra della ceramica, che ormai sono 3 anni che ha un progetto internazionale, un concorso internazionale, dimostra che si può essere anche ben visti e anche presenti all'estero. Siamo con Sonia Maffeo, assessore del comune di Aglie. Oggi è una giornata importante, o meglio un weekend importante, che si inserisce all'interno di quella che è la collaborazione di Tre Terre Canavesane, dove Aglie è uno dei punti di riferimento insieme a San Giorgio e Castellamonte. Quanto appunto è importante riuscire a collaborare a livello canavesano tra amministrazioni e tra realtà comunali? Beh, allora noi come amministrazioni di Aglie, Castellamonte e San Giorgio possiamo essere un esempio di quella che è la sinergia territoriale. Molto spesso e negli anni addietro si è parlato molto di campanilismo e noi abbiamo voluto, diciamo, uscire dagli schemi e provare a metterci insieme e provare a creare questa sinergia che portasse dei risultati sul territorio. Come sapete, quindi il Tre Terre Canavesane è un progetto di collaborazione che ormai va avanti da 7 anni. Quest'anno abbiamo voluto fare un passetto in più realizzando questo Festival della Reciprocità. Festival della Reciprocità, appunto, il tema è dalla resilienza alla reciprocità. Resilienza, ne abbiamo sentito parlare molto, è un tema molto attuale e tutti noi l'abbiamo vissuto in questi 2 anni di pandemia. Ora è arrivato il momento invece della reciprocità, cosa che ci è mancato un po' in questi anni. Quindi la reciprocità è proprio questo: noi come amministratori locali nell'amministrazione della res pubblica è necessario che ci mettiamo insieme a garantire alle persone e agli operatori locali, come in questo caso si può vedere col mercato della terra e della biodiversità, che sia un punto di riferimento, un punto di incontro territoriale per garantire relazioni e far nascere anche delle sinergie tra i vari attori del territorio. Perché appunto siamo un territorio ricco di bellezze storiche, sotto il punto di vista enogastronomico abbiamo grandi ricchezze, però senza una vera collaborazione, senza la volontà di andare oltre, non si riesce a fare nulla. Esatto, no, ogni comune ha una sua caratteristica, quindi agli abbiamo puntiamo molto sugli aspetti non solo enogastronomici come la manifestazione Calici tra le stelle, ma anche dal punto di vista degli aspetti culturali e architettonici, quindi abbiamo bellezze architettoniche come il Castello Ducale, come Villa Meleto, che ovviamente è necessario trasmettere e promuovere dal punto di vista territoriale. Castellamonte con la terracotta, la ceramica, e San Giorgio con la piattella di Cortereggio, Presidio Slow Food. Quindi abbiamo tutti i 3 comuni delle peculiarità che vogliamo sviluppare. Ovviamente mettendoci insieme abbiamo trovato un punto di incontro tra
tra noi, tra i comuni, che permette di sviluppare attraverso anche eventi e manifestazioni locali queste peculiarità che ci contraddistinguono. Direi che alla fine, per chiudere, possiamo lanciare un invito, fare un appello a tutti, anche perché vengano ai prossimi appuntamenti importanti che aspettano il territorio, ma soprattutto i tre comuni di Tre Terre Canavesane. Sì, esatto, i macro eventi come abbiamo oggi il mercato della terra e della biodiversità a San Giorgio, il prossimo appuntamento del macro evento sarà ad Agliè a luglio, Calici tra le stelle, e poi ad agosto la mostra della ceramica. Sul sito di Tre Terre Canavesane poi ci sarà tutto l'elenco del calendario degli eventi che riguardano invece il Festival della Reciprocità, che ovviamente devono essere e sono nell'ottica della reciprocità tra le persone.